Il cielo di là di Spoli è un turbinio di emozioni. Le acrobazie delle frecce tricolori hanno conquistato un'intera città che si è riversata sulle spiagge e strade adiacenti per ammirare lo straordinario spettacolo della pattuglia di aerei delle forze armate. Sono arrivati in tanti, più di 30.000, per assistere alle esibizioni da tutta Italia. Miglior visuale non c'è, lei è fortunatissimo, dal suo appartamento ad assistere alle frecce tricolori. Come no, è una bella visualità che c'è qua, quindi siamo proprio panorama. Non è di Ladispoli, si sente dall'accento. No, non sono qua, sono calabrese. E qui per, in vacanza? Sì, sono qui un paio di giorni di vacanza. Dove viene lei? Da Milano, però vivo a Milano ma sto in vacanza qua. Ma ci sono anche i ladispolani che attendevano questo momento. Lei col telefonino subito per immortalare le frecce tricolori? Sì, sono una grande appassionata. Come è venuta Ladispoli oggi? Io sono di Ladispoli e quindi aspettavo questo evento con grande emozione. È una cosa bella, insomma, che ogni tanto anche a Ladispoli ci siano questi bei spettacoli. È una cosa bellissima per Ladispoli. Lei è di Ladispoli? Abito a Ladispoli, sì, da tanti anni, quindi sono qua. Ci teneva tanto a vederle oggi? Certo, certamente. Perché non sono mai andata a una manifestazione del genere, è una cosa che credo sia molto, molto bella. Poi qui a Ladispoli, facilmente raggiungibile da Roma, quindi è uno spettacolo bellissimo. Se lo vedrà con piacere? Molto piacere. Col cannocchiale si vedono meglio gli aerei? Più vicino. È più dettagliato il discorso. Questo già è la seconda volta che lo vedo. Le manovre e gli intrecci dei caccia hanno emozionato le migliaia di spettatori concentrate a cogliere il momento magico. Dopo la festa di ritorno un po' più faticoso, solo per uscire dalla Ladispoli ci si è dovuto impiegare poco più di un'ora. Nonostante tutto, questa città ha dimostrato di avere un cuore grande così.